Cornavacchio, dopo 30 anni di illegalità su questo comune, a Cascina, finalmente stamani sono arrivate le ruspe. I nomadi che occupavano questo campo sono stati sgomberati preventivamente, hanno abbandonato il campo. Più di 34 nomadi che vivevano qua da 30 anni, in una situazione impressionante di degrado, di condizioni igienico-sanitarie allucinanti, animali sparsi, sporcizia, rifiuti, eternit, inquinamento di tutti i tipi. Abbiamo ritrovato delle vernici laggiù vicino ad alcune roulotte, e nell'indifferenza totale, nell'indifferenza complessiva delle amministrazioni del PD precedente. Con la Lega invece la situazione è radicalmente cambiata. Il Consiglio Comunale, con la Giunta, abbiamo approvato l'eliminazione dei regolamenti che regolavano qui la vita nel campo, per così dire, che non erano chiaramente mai rispettati. C'era una situazione molto particolare su questo campo, addirittura l'amministrazione 30 anni fa fece l'atto di acquisto di questi terreni, che poi però non aveva mai concluso, tant'è che sono ancora di privati, pur avendo dato all'amministrazione comunale di Cascina l'80% della somma per acquistarli. Adesso regoleremo anche le pratiche burocratiche, ma prima di tutto abbiamo dovuto eliminare gli abusi che erano stati fatti su questo terreno. Rivedete tantissime baracche, roulotte, bagni chimici completamente distrutti, delle condizioni veramente disumane in cui erano costretti a vivere tantissimi bambini, che adesso sono stati affidati invece ai servizi sociali. Grazie Edoardo, il contributo che ha dato Edoardo Ziello, l'assessore. Quindi con la Lega dalle parole ai fatti, alle ruspe, e alla faccia dalle parole PD, alle ruspe. Ricordi, diceva il PD, non ce la darete mai, noi ci abbiamo provato tanti anni, sti cattivi, invece? Invece ecco qua la risposta, guardiamo la risposta è questa al PD. Questa è la risposta al PD che diceva che non ce l'avremmo mai fatta. Certo.